Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Stasera faremo insieme le cozze alla tarantina. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci serviranno delle cozze, più o meno un chilo e mezzo, pomodori, aglio, peperoncino piccante tritato, vino bianco, olio extravergine d'oliva, pepe nero macinato, sale, prezzemolo e poi per finire delle fette di pane pugliese. Andiamo insieme alla preparazione. Abbiamo già lavato sotto l'acqua corrente le cozze, abbiamo tolto anche tutti i residui e anche i barbigli e adesso in un tegame andiamo a mettere un po' d'olio extravergine. Mettiamo l'aglio in camicia. Un ciuffettino di prezzemolo. Quando l'aglio sarà ben rosolato, andiamo a buttare le cozze. Aggiungiamo il vino bianco. Copriamo con un coperchio e lasciamo aprire le cozze. Le cozze si sono aperte, quindi le facciamo intiepidire per qualche minuto. Quando le cozze saranno tiepide, le andiamo praticamente a togliere il guscio dove non risiede il mollusco e teniamo da parte l'altro. Adesso filtriamo e mettiamo da parte il liquido di cottura delle cozze che ci servirà poi dopo per il sughetto. Adesso, sempre nella pentola, mettiamo l'olio extravergine, aggiungiamo l'aglio tritato e il peperoncino tritato. Andiamo quindi ad aggiungere i pomodorini che abbiamo tagliato a pezzettini piccoli. Aggiungiamo a questo punto giusto un pizzico di sale, non troppo perché poi useremo il liquido di cottura delle cozze che è già salato. E lasciamo cuocere bene per 5-6 minuti. Aggiungiamo ora le cozze. E lasciamo insaporire bene tutto per qualche minuto. E aggiungiamo il liquido di cottura delle cozze. Lasciamo cuocere tutto per altri 5-6 minuti. Aggiungiamo il pepe nero, una spolverata di prezzemolo tritato. Una bella mescolata. Abbiamo anche già tostato il pane, possiamo quindi andare ad impiattare. Ecco qui pronte le nostre cozze alla tarantina, un piatto davvero semplice e gustoso. Spero vi sia piaciuto, lasciate i vostri commenti e iscrivetevi al nostro canale. Ciao e buon appetito a tutti da Sapori e Odori di casa mia!